sofferente, che non percepisce però la sofferenza direttamente. La sofferenza poi la percepisce quell'altra parte alla quale è strettamente connesso, che è la mente, che è la nostra parte cognitiva fondamentalmente. Ora, la nostra mente è quella che soffre, ma la nostra mente può anche guarire, tra virgolette, da questa sofferenza attraverso proprio l'alchimia mentale, attraverso l'alchimia emozionale, cioè la mente deve andare ad aiutare il cuore a venire fuori dall'impasse in cui si trova. Quindi si tratta di una, potremmo dire, di una comunicazione intrapsichica, interiore, attraverso la quale la nostra parte mentale, cognitiva, razionale, deve andare ad aiutare la parte, il cuore, la parte emotiva, a cambiare atteggiamento nei confronti della vita, fondamentalmente, a cambiare giochino. È come immaginiamo il nostro cuore, la nostra parte emotiva, un po' come un bambino piccolo. Questo bambino piccolo potrebbe giocare con un giochino sbagliato, un giochino che è pericoloso, il gioco comprato dai cinesi che è rischioso. Ora, la nostra mente deve far sì che questo bambino cambi gioco e, anziché continuare a giocare col giochino cinese tarocco tossico, potenzialmente tossico, vada a giocare con un altro giochino che invece, anziché di essere potenzialmente tossico, potrebbe essere un giochino che gli dà piacere. Ecco quindi che noi dobbiamo, saluto Lucia, ciao Lucia, dobbiamo imparare questa alchimia fondamentalmente, dobbiamo insegnare, perché la nostra parte bambina, è come un bambino, fondamentalmente. Se noi vogliamo far sì che cambi gioco, far sì che non soffra, dobbiamo insegnarglielo. E questo è il compito della mente. Per questo motivo che la nostra mente può aiutare il nostro cuore. E nel momento in cui la nostra mente... Ecco qua, scusate il discorso wireless. Nel momento in cui la nostra mente aiuta il nostro cuore, sarà la nostra mente a stare meglio. Ma in realtà entrambi gli attori saranno meglio. Ora, come si effettua questo? Intanto, quando il nostro cuore è sofferente si nutre di cibo avariato, dicevo, quindi ad esempio si nutre nel campo sentimentale di relazioni sentimentali scadute, non scadute da un giorno, relazioni sentimentali in via di putrefazione, scadute da diverso tempo, si nutre di medicine avariate fondamentalmente, e questo nutrimento però non riesce a staccarsene, perché è come un deportato in un campo di concentramento che mangia i topi morti e purtroppo li trova pure buoni, ma non perché siano buoni di per sé, ma perché quando la fame è tanta ci si adatta, insomma, fondamentalmente. Ecco, noi non dobbiamo arrivare a questa forma di adattamento emotivo, perché nel momento in cui arriviamo a questa forma di adattamento emotivo vuol dire che siamo completamente disconnessi, cioè vuol dire che corpo e mente, che mente e cuore sono completamente disconnesse, sono in lotta tra loro addirittura. Accade per questo, nel momento in cui invece noi creiamo l'armonia tra il corpo e la mente, automaticamente smetteremo di nutrirci della supposta scaduta, del cibo avariato, andremo a cercare altre situazioni. Però, ecco, quindi come dobbiamo fare? Allora, ci sono due modi. Supponiamo ad esempio una relazione sentimentale, in cui una persona si sta accanendo in una relazione che non gli sta dando nulla, una relazione che gli sta dando sofferenza, e in quel momento lì pensa che quella lì sia l'unica persona possibile, l'unica persona che può andare bene per lui, e soffre talmente tanto perché non ne riceve una gratificazione. Ecco, non so se a qualcuno è capitato, però se questa stessa persona oggi sofferente se ne esce fuori di casa e va casualmente a sbattere contro qualcuno che lo folgora o che la folgora sulla via di Damasco, cioè si innamora follemente a prima vista per qualche motivo, non sappiamo quale, automaticamente si dimenticherà dell'altro, ma a tempo zero, cioè non ci deve passare, cioè come dire, 5 minuti prima era follemente innamorato di quello che la faceva soffrire, 5 minuti dopo non ce l'ha neanche più nell'anticamera della testa, è un meccanismo istantaneo. Avviene istantaneamente. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui trovi un'altra fonte di appagamento emotivo, la vecchia fonte sparisce istantaneamente. Questo io l'ho riscontrato diverse volte, cioè pensate, diciamo, nel momento in cui state soffrendo per una persona, se per caso, come il destino, le stelle, non so, qualcosa,
ve ne fa andare un'altra che per qualche motivo vi coinvolge, la prima proprio, cioè in tempo zero sparisce. Cioè voi fino a 5 minuti prima piangevate, eravate disperati, vi disperavate per la sofferenza che vi produceva quella persona. 5 minuti dopo che avete avuto questo shock emotivo, questo nuovo incontro, manco più un nome vi ricordate. Cioè, o comunque ve lo ricordate perché non vi hanno lobotomizzato, ma non ha nessuna valenza emotiva. Ecco, questa è l'onda d'urto, l'onda shock, diciamo così come dire. Ovviamente non è sempre possibile che accada questo, perché diciamo che, però il fatto che possa accadere deve farci rendere conto che la vecchia fonte di appagamento emotivo che ci dava sofferenza è soltanto, come dire, nella nostra testa che è indispensabile, è soltanto nella nostra testa indispensabile. In realtà non è per nulla indispensabile per la parte emotiva, perché nel momento in cui la parte emotiva trova un altro nutrimento emozionale, se ne dimentica all'istante. Quindi l'unica regola è dare altro nutrimento emozionale. Dare altro non c'entra te, trovare qualcosa di non variato, devi trovare qualcos'altro. Pure, come dire, anche un altro cibo avariato, ma almeno tanto per cambiare, diciamo, varietà, no? Poi quando cambi qualcosa, magari il nuovo cibo in realtà non è avariato, perché magari il nuovo colpo di fulmine può essere qualcosa che invece ti dà veramente una soddisfazione, un appagamento. Però non è tanto importante che cosa trovi o cosa non trovi, è importante il concetto che quando noi crediamo che una persona sia l'unica fonte di appagamento, sia l'unica persona che ci può rendere felici, stiamo mentendo spudoratamente a noi stessi, perché non ci rendiamo assolutamente conto che non è così. E questo concetto lo approfondirò venerdì 14 ottobre a Torino, lo approfondirò bene perché è un concetto fondamentale nel seminario gratuito che terrò all'educatore della provvidenza 2045 a Torino, 14 ottobre, seminario gratuito. Chi vuole partecipare deve solo mandarmi un messaggio al 333 15 11 703. Ancora un po' di posti ci sono, però stanno andando a riempirsi sempre di più. Quindi approfondirò molto questo concetto per farlo capire, perché è veramente fondamentale, diciamo, nelle relazioni umane. Se non riusciamo a capire questo, non riusciamo a gestire le relazioni, perché entriamo in meccanismi perversi per cui crediamo di non poterne più venire fuori. Invece no, la notizia è che se ne può venire fuori all'istante, oppure se non capita questo evento, come dire, di folgorazione sulla strada di Damasco, si può venire fuori gradualmente, cioè la mente, come dicevo prima, può aiutare il nostro cuore a ritrovare la sua serenità, a ritrovare la sua tranquillità. Ed è importante che il nostro cuore ritrovi la sua tranquillità, perché nel momento in cui il cuore è a posto, la mente è a posto pure. Cioè, nel momento in cui il cuore ha ritrovato il suo equilibrio, anche mentalmente noi stiamo bene con noi stessi. Però dobbiamo fare questo percorso. Se non riusciamo a trovare, come dire, l'evento shock che all'istante ci fa dimenticare quella persona, questo vorrei che questo concetto fosse assimilato bene fino in fondo, perché noi crediamo che le persone siano indispensabili. Ad un certo punto entriamo in questo delirio. Quando uno è coinvolto e innamorato, entra in una fase delirante in cui pensa: no, quello è l'unica persona che potrà darmi qualche cosa, e se quella persona non ti dà quella cosa, tu soffri, entri in sofferenza. In realtà, questo puoi annullare il potenziale di questa persona all'istante. Devi però trovare la fonte di approvvigionamento, ripeto, la folgorazione, il colpo di fulmine che te lo fa passare. Se non lo trovi, puoi lavorare metodicamente. Metodicamente cosa significa? Bene, abbiamo capito che lo sgancio affettivo avviene qualora il nostro cuore, il nostro bambino, il bambino che stava giocando col giocattolo cinese tarocco, diciamo, è potenzialmente pericoloso perché è tossico, anziché giocare con sto cibo tossico, vada a giocarsene con un altro cibo. Ma questo cibo dobbiamo somministrarlo a noi. Ciao Giuseppe, è la nostra mente che deve somministrare il cibo, è la nostra parte emotiva che deve insegnare a Teresa, riesco a farti ridere, ma no, Teresa, tranquilla.
È la nostra mente che deve riuscire a fare questo e quindi dobbiamo fare un programma di somministrazione di emozioni. Questo è l'unico sistema per sganciarci dalla fonte tossica, dalla sorgente tossica, perché di solito facciamo esattamente il contrario. Nel momento in cui stiamo soffrendo per una persona, ci accaniamo lì su quella persona e cerchiamo l'unica nostra fonte da quello. Nel momento in cui facciamo così, inneschiamo esattamente il meccanismo inverso, il meccanismo perverso del, ciao Anna, il meccanismo perverso del coinvolgimento ancora maggiore. E quindi della sofferenza ancora maggiore. E questo è quello che va evitato di fare. Nel momento in cui tu capisci che, come dire, stai mangiando un cibo tossico, stai giocando con un giocattolo tossico, devi dare altro e tu puoi farlo attraverso il ragionamento, attraverso quello che potremmo definire il muscolo della mente, che poi è un po' la nostra forza di volontà. Attraverso la forza di volontà tu puoi iniziare a somministrare altro cibo. Quale cibo? Qualunque. Qualunque cibo che ti possa venire in mente, devi iniziare a somministrarlo alla tua sfera emotiva. Perché se tu non inizi a somministrare nessun cibo, nessuna emozione, e sarà la tua parte emotiva che andrà a prendersela dove decide lei. E dove decide lei? Decide lei di prendersela dove tu hai vissuto un imprinting, dove tu hai vissuto un turbamento, dove tu hai vissuto una situazione di forte negatività. Perché quello, se è una gallina che ha sempre mangiato quel becchime, andrà a ricercarsi quel becchime, per cui andrai a ricercarti tutte le persone che ti amplificheranno vecchi turbamenti e vecchie sofferenze. Ma questo non è che la nostra parte emotiva lo fa perché è cattiva, lo fa semplicemente perché non ha altra modalità di accesso alle emozioni, se non quella. Le altre modalità devi insegnargliele tu, devi insegnargliele attraverso delle azioni che tu fai. Perché le emozioni è emozione e energia in azione, quindi devi agire e devi agire andando nella direzione opposta rispetto a quella del cibo tossico. Cioè, se il cibo tossico te lo dava la Francesca, che ti coinvolgeva sull'abbandono, sull'indifferenza, sull'assenza, sul rifiuto, eccetera. Tu perlomeno devi mettere da parte la Francesca, cioè all'inizio. Come dire, dovrei farlo in modo graduale, ripeto, potrebbe anche essere un qualcosa che esplode naturalmente nel momento in cui ottiene un coinvolgimento istantaneo da un'altra parte, ma se sto coinvolgimento istantaneo da un'altra parte non avviene, devi tu gradualmente andare a autosomministrarti altro cibo, andrai a cercarti la Roberta, andrai a cercarti un nuovo lavoro, andrai a cercarti una tensione, andrai anche a nutrirti di una tensione, anche un problema lavorativo andrebbe bene. Perché comunque ti porta via delle emozioni, cioè tutto quello che ti dà, devi iniziare a, come dire, a diventare un lupo mannaro di emozioni, a prenderti emozioni ogni volta che ne hai la possibilità. Anche tensioni forti ti sganciano automaticamente. Ah, pensa tu sei coinvolto con una persona, nella tua testa c'è solo quella persona, ti capita che cavolo ne so, un incidente, per fare un esempio, non ti fai male, ma distruggi la macchina, il salto dall'aria, in quel momento lì in cui vivi quella tensione forte, quella persona là la resetti completamente dalla tua testa, sparisce, non esiste più. E quindi questo è proprio una legge matematica, è una legge matematica, quindi non è che devi andare a sbattere contro i lampioni per dimenticarla, però somministrati emozioni. Nel momento in cui la tua parte emotiva recepisce veramente che tu gli stai dando emozioni, si sgancia automaticamente e hai risolto il problema. Perché nel momento in cui ti sei sganciato, vedrai il mondo da una finestra diversa rispetto a quella che hai sempre visto e smetterai di avere le fette di prosciutto sugli occhi e smetterai di essere delirante da un punto di vista, perché quando sei troppo coinvolti con chi ci genera sofferenza si entra in stato delirante, per cui non si connette più, non si capisce esattamente. Però quindi questo è tutto nelle tue mani. Poi ci sono dei metodi, dei sistemi per fare questo, delle autopenalizzazioni anche, perché autopenalizzazione? Perché inizialmente magari mi devo somministrare un'emozione che alla mia parte logica non piace tanto, ma lo faccio semplicemente per, come dire, circuire il bambino interiore che vive dentro di me, in modo tale da portarlo dalla mia parte. Una volta che l'ho portato dalla mia parte, anziché autopenalizzarmi, mi gratificherò. Però inizialmente, ma tutta il, come dire,
i fili devi tenerli in mano la sfera emotiva. E dov'è questo tasto Terry che mi stai chiedendo? Tu prova, se soffri per uno, domani mattina innamorarti follemente di un altro, se ti capita, quel primo te lo dimentichi. Quindi il fatto che possa succedere vuol dire che è un meccanismo che esiste. E quindi noi dobbiamo sfruttare questo meccanismo. Se non ti capita di sbattere contro il principe azzurro domattina quando esci, beh, andrai tu a somministrarti le emozioni che un principe azzurro potrebbe somministrarti, in modo tale da sganciarti dal principe nero, chiamiamolo così, che fino a ieri ti faceva soffrire. Comunque, tutti questi discorsi li approfondirò moltissimo, quindi venerdì 14 ottobre 20:45 a Torino, Centro Educatore della Provvidenza, Corso Trento 13, seminario gratuito, ma su prenotazione, per cui mandatemi un SMS al 333 15 11 703. E questi concetti sono fondamentali per vivere bene, però sono veramente fondamentali. E capire il fatto che ci possiamo sganciare istantaneamente è veramente importante per poter impostare bene poi eventuali relazioni future. Ciao a tutti, vi ringrazio e vi do appuntamento venerdì 14 ottobre a Torino, 20:45, Centro Educatore della Provvidenza. Ciao!